Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, sono passate un po' di settimane in realtà dall'ultimo gameplay che ho fatto, ma non sono ancora riuscito a editare i video che ho fatto e quindi avevo messo un attimo in stand-by il gioco. Ad ogni modo, qui abbiamo la dottoressa Edith che ci sta raccontando di Vanessa, che non ho idea di chi sia, sinceramente, non mi sembra uno dei personaggi che abbiamo già incontrato. Proviamo a chiedergli, questa cosa qua dovrebbe darci qualcosa come premio, se ho capito bene come funzionano i dialoghi, quindi vediamo un po'. No, non mi ha dato niente come premio. Ok, devo ancora capire allora come funzionano i dialoghi. Tra l'altro, ragazzi, non mi riesco a regolare sinceramente con questi dialoghi che non hanno un audio. Ah, ma lei parla! Ma parla solo quando vuole lei, allora. Ma che cavolo. Come stavo dicendo, ragazzi, non riesco a regolarmi un granché con quei dialoghi che non sono doppiati, che non hanno un audio, perché l'audio mi detta i tempi del dialogo. Invece, come in questo caso con la dottoressa, beh, forse sono stato un po' troppo rapido nel leggere il dialogo e magari a voi questa cosa non ha consentito la lettura. Non credo che mi metterò a fare praticamente la traduzione simultanea di tutti i dialoghi, perché sarebbe veramente troppo lungo, lascio a voi la lettura, però fatemi sapere voi nei commenti se avete bisogno di più tempo per riuscire a visualizzarli e a leggerli. Bene, intanto che parlavo, sono salito in cima a questa colonna. Oh! E mi ha sbloccato una nuova guida relativa agli anemoculi. Ah, ok. Quindi possiamo raccogliere questi risorse che sono sparse per la mappa. Tra l'altro qua ci sono tutta una serie di altre guide che ho sbloccato la volta scorsa e le possiamo andare a donare, diciamo, agli altari della divinità per ottenere delle ricompense. Allora, quel pilone che vedete illuminato qua di azzurro dovrebbe essere appunto un altare della divinità del vento, e quindi andiamo subito a portarci questo anemoculo che ho recuperato. Come devo fare? Ah, ok, con la F, perfetto. Quindi vediamo un po' come funziona. Ah, ok, worship statue, quindi preghiamo alla statua, facciamo la nostra donazione. E queste sono le ricompense che otteniamo, quindi più 7 alla stamina, dei punti esperienza, 10 primogen e 5 animo sigil che sinceramente non so che cosa servano, però intanto facciamo la nostra offerta, doniamo il nostro anemoculo. Oh, e questa cosa mi ha fatto salire anche di livello, quindi ero molto molto vicino all'avanzamento, interessante ragazzi. Questa cosa mi ha evidenziato anche questa specie di pozzo sulla mappa che però non ho ben capito dove si trovi, sinceramente, quindi boh, dovrò andare un po' in giro per trovarlo. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Si è interrotto il dialogo, forse mi sono avvicinato troppo al campo dei nemici, ragazzi. Allora, proviamo a usare Ember con il suo arco. Di nuovo ho sbagliato tasto, accidenti a me. Ci vorrà un bel po' di tempo, ragazzi, perché mi abitui a questi comandi, anche perché giocando così raramente, non ho ancora preso dimestichezza coi comandi. Allora, usiamo la nostra bambolina, la nostra decoy. Perfetto, ha funzionato. Però purtroppo farà danno da fuoco e questi sono slime infuocati, quindi non penso che subiranno particolare danno, in teoria. Quindi proviamo a usare invece la nostra Alexis. Ok, interessante.
Li abbiamo fatti volare in aria, li abbiamo anche ammazzati da quel che vedo, perché non li vedo più, ottimo. Qui ci sono anche questi cosi che non ricordo come si chiamano. Vediamo di sistemare anche questi, perfetto, ce n'era ancora uno. Ops, ho sbagliato, credevo di essere più vicino. Ok, comunque l'abbiamo sistemato, ragazzi. Così qua si è aperta la nostra... Ops, mi sono incastrato nelle cose per cucinare. Però apriamo la nostra chest. Is this an answer from this world? Oh, abbiamo trovato un bel po' di cosine. Queste pietre... Ah... Rompendola praticamente mi ha bagnato, quindi sono... erano dei blocchi di ghiaccio sostanzialmente, che si sono sciolti quando li ho rotti, e avrei forse potuto utilizzarli per danneggiare gli slime di fuoco. Non lo so, ragazzi, è un'idea. Ops, non volevo aprire la tab degli amici. Però, insomma, se voi siete più pratici di me nel gioco, fatemi sapere se effettivamente è così che funziona. Oh, qui c'è una ruota con tutti gli elementi, quindi il fuoco e il vento si possono combinare. Dovrò studiare un bel po'. Da qui alla prossima volta, credo proprio che perderò un po' di tempo sui vari menu di gioco, ragazzi, perché c'è tanto, tanto da vedere. Allora, ragazzi, sto procedendo... un funghetto, ok. Sto procedendo, dicevo, in direzione del punto che è indicato sulla mappa, dove dovremmo incontrare Kaia, quindi immagino che lui ci darà una mano nel prossimo tempio. Quindi vediamo di procedere con la nostra... quest, in modo che così completiamo il tutorial. Questo immagino sia... Ah, ferro. Ok, quindi possiamo recuperare anche i minerali. Ci sono dei giacimenti anche di minerale. Interessante. Immagino che li potremmo utilizzare per andarci a potenziare le armi, credo. Allora, qua c'è una chest. Ok, credevo fosse bloccata dalla roccia, invece l'abbiamo potuta aprire. Abbiamo preso anche un bel po' di robetta, devo dire. Wow! Qui ci sono delle rovine e ci stiamo comunque avvicinando, penso, al nostro obiettivo. Ah, infatti vedo una scia luminosa in alto che dovrebbe essere appunto il tempio, quindi andiamo direttamente laggiù. Tu cosa sei? Avete visto, ragazzi? Cos'era? Un uccellino? Dove è finito? Ah, eccolo lì. Sembrava un uccellino, però adesso è un po' troppo lontano, quindi non mi faccio distrarre oltre. Vediamo di raggiungere il tempio, così proviamo ad affrontare una nuova sfida. Qui c'è un'altra creatura. Ah, è un piccione, ok. Chi se ne frega dei piccioni, lasciamolo pure stare. E andiamo a parlare con Kaia. Allora, dimmi un po'. You've arrived. Eh sì, sono arrivato. Come closer. Can you smell that? Vabbè, diciamo che non riesco a sentire niente. Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. Oh, you're quite the brave one, aren't you? It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the four winds. Bene, quindi è arrivato di nuovo il momento di entrare in un tempio a menare le mani. Accediamo come abbiamo fatto la volta scorsa e iniziamo subito. Ok, mi aspettavo che Kaia si unisse al gruppo, ma a quanto pare non è così. Oddio, forse facciamo ancora in tempo, eh? Vediamo un po'. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Oh sì, si è unito a noi, anche se vedo che c'è scritto trial, quindi forse è soltanto temporanea questa cosa. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Allora, se posso dire la mia, Kaia non mi sembra così anziano da avere chissà quale esperienza.
Da quel che posso vedere, sembra che lui sia un mago dell'acqua, controlla l'acqua, e infatti qui abbiamo un bel po' di acqua da poter utilizzare per le sue magie. Oh, possiamo congelare i nemici? Ok, non me l'aspettavo. Pensavo che la magia d'acqua facesse altro, pensavo ci fosse una magia del ghiaccio, invece a quanto pare non è così. Interessante comunque come dinamica anche questa, e certo bisogna saperla sfruttare nelle occasioni giuste. Unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Allora, qua sembra esserci un passaggio segreto. Raccogliamo intanto queste bellissime verdure. Oh, una chest, ottimo. Prendiamo come sempre tutto quanto. E a quanto pare Kaia è abbastanza incuriosito dal fatto che noi siamo riusciti a sincronizzarci, diciamo, con la divinità del vento. Questo che cos'è? Ah, ok, è la porta della resurrezione. Immagino che dovesse andarci male, beh, respawneremo qui. Possiamo congelare queste specie di lanciafiamme, ma forse allora lui è un mago del ghiaccio, non dell'acqua. Ho frainteso il suo potere? Boh, non lo so, dovrò controllare, ragazzi. Questi intanto sono di nuovo degli slime dell'acqua. Freeze! Ok, sì, il ghiaccio è il suo potere a quanto pare, quindi ho frainteso completamente quello che era il suo elemento. Congelandogli gli slime, avete visto, sono spariti istantaneamente, quindi è molto molto efficace questa magia nei confronti dei mostri d'acqua e anche nei confronti dei mostri di fuoco, da quel che posso vedere. Oh, qui c'è una colonna d'aria, quindi immagino che dovremmo sfruttare il nostro glider. E quindi ci stiamo avvicinando tantissimo al punto di interesse che abbiamo visto quando siamo entrati. Da quel che vedo qua c'è un altro portale della resurrezione. Evidentemente non hanno molta fiducia nei giocatori e temevano che quei due slime potessero essere letali per qualcuno. Oddio, per carità, magari qualcuno ci è anche morto in quella sfida. Non stiamo a sputare sentenze che magari poi facciamo brutta figura. E qui ci viene spiegato il funzionamento di un'altra dinamica. Ah, infatti, avete visto? Allora avevo ragione io, ragazzi. La pietra che abbiamo trovato prima nell'accampamento dei mostri... Oh, sì, guardate in alto, ha creato una sorta di nuvola e quindi sta facendo piovere sullo slime. Essendo uno slime di fuoco, è bagnato e quindi adesso è molto più vulnerabile agli attacchi di ghiaccio di Kaia. Quindi praticamente tutti gli elementi hanno un qualche modo di interagire tra di loro e credo proprio a questo punto che questi templi ci serviranno un po' per scoprire tutte queste varie interazioni tra ghiaccio, fuoco, vento, acqua, eccetera. Bella, è una bella dinamica, non mi dispiace affatto, mi piace molto anzi come concetto per il gioco. È una cosa già vista in altri contesti, però se è fatta bene la apprezzo sempre tantissimo. Bene, proseguiamo invece di qua e andiamo a vedere che cos'altro ci aspetta. Oh! Ah, ok, sono spuntoni questi, quindi possiamo congelare l'acqua. Ha fatto un passo in avanti non voluto, sinceramente. Però non mi ha fatto respawnare al portale della resurrezione, quindi è molto più permissivo di quanto pensassi il gioco. Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Un'altra porta della resurrezione, quindi credo proprio che a breve avremo un altro scontro da superare. Infatti, qua si apre una nuova porta e qui c'è una pietra che, a giudicare dall'effetto che ha, è una pietra del vento. Ah, no, era il respiro di drago che dovevamo distruggere. Quindi abbiamo completato un altro tempio, ragazzi. Ottimo. What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Ok, quindi salutiamo Kaia. No?
o forse no. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye! There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Oh, e quindi qua c'è Plot, un mago di ghiaccio? Ok, quindi qua stiamo facendo la conoscenza di un altro personaggio, evidentemente che padroneggia l'elemento del fuoco. Knights of Aphonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Interessante, ragazzi. Presto credo faremo anche noi la conoscenza di questo altro personaggio. E... ah, lo abbiamo ottenuto, Keia! Ok! Pensavo che appunto ci aveva salutati, ha detto ci rivediamo, passate a trovarmi alla sede dei cavalieri, vi porterò nella taverna. Pensavo fosse finita così, invece eccolo qui. Quindi si è già unito al nostro gruppo, ottimo. A giudicare da quello che posso leggere, la prossima sarà Lisa, la bibliotecaria, che dovremmo incontrare al tempio. Chissà se la bambola funziona anche sulle volpette. No, sembra non fregargliene assolutamente niente del mio decoy. Va bene ragazzi, quindi proseguiamo con l'esplorazione. E questo cristallo? Mi ha applicato un effetto, vedete che c'è un pallino. Sembra un cristallo elettrico. Aia! Ok, a quanto pare le fiamme e l'elettricità causano esplosioni. Interessante. Bene, abbiamo scoperto un'altra cosa nuova e qua c'è un altro mob particolare che sembra essere un mob di ghiaccio, quindi... aia. Mamma mia, mi sta devastando, non vedo niente tra l'altro, ok. Visto che è un mostro di ghiaccio, proviamo a usare Keia, vediamo se tra elementi affini si bilanciano, perché evidentemente con Ember stavamo subendo un po' troppi danni. Vediamo invece col vento della mia Alexis come funziona. Le spadate non gli fanno niente. E anche il potere di base non gli fa nulla. Aia, 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 oh, oh, piano! Che esagerazione. Allora, usiamo il decoy. Perfetto, si è fatto distrarre. Molto, molto bene. Praticamente è una specie di pianta, di radice. Quindi ogni tanto vedo che se ne va sottoterra. L'abbiamo stordita! Ottimo! Dovrebbe essere abbastanza facile adesso riuscire ad averla meglio. Oh, mamma mia però, ho faticato parecchio, non me l'aspettavo. Quindi, proseguiamo giù di qua, che stiamo andando nella direzione giusta per raggiungere il prossimo tempio. Che non so se è di sotto o se è di sotto. Tanto ormai sono caduto. Quindi passo comunque da sotto. Ok, adesso è decisa. Qua c'è un'altra di queste creature di ghiaccio di livello 5. Ok, dovrebbe quindi essere alla mia portata. Però sto tribolando davvero parecchio. Non me l'aspettavo così difficile. Qua intanto... ah ok, del ferro. Ok, lo prendo più che volentieri. E continuiamo lo scontro, così guadagniamo anche un po' di esperienza. Ecco, questo attacco è veramente devastante, accidenti. Mi ha levato una marea di vita, mi ha tolto più di metà vita, ragazzi, accidenti. Proviamo di nuovo a usare un po' i nostri personaggi a rotazione, vediamo se ce la facciamo ad avere la meglio, va? Alla fine Keia è piuttosto inefficace, essendo dello stesso elemento, però il discorso si applica in tutti e due i sensi, quindi preferisco utilizzare lui per subire un pochino meno danni, e adesso diamo il colpo di grazia utilizzando Ember. Oh, ha fatto un effetto melt, è comparsa la scritta melt, quindi vuol dire che comunque col fuoco abbiamo sciolto il ghiaccio. Beh, a logica funziona così, quindi corretto. Tutto nella norma. Allora, qua davanti vedo un altro... che cosa sei tu? Non sei un... oh, una specie di airone, interessante. Qua c'è un altro accampamento di mostri, vediamo un po' di toglierli di mezzo anche questi. Magari sfruttiamo i barili esplosivi, vediamo un po' se ce la faccio. Ok, perfetto.
Così gli abbiamo fatto subito un po' di danno. E adesso vediamo di toglierli di mezzo uno alla volta. Usiamo come sempre il decoy della nostra... Sono bloccato! Ci deve essere uno che ha dei poteri particolari. Eccolo lì, infatti è un mago del vento. Ok, interessante. Quindi abbiamo una tipologia di mago elementale del vento in questo accampamento. Credo proprio che alla fine tutte le creature che incontreremo saranno bene o male di tutti gli elementi possibili. Quindi è interessante il fatto di poterli affrontare e confrontare fin da subito per vedere le diverse tipologie e i diversi stili che hanno anche di combattere queste creature. Forza. Oh, sistemato l'ultimo. Quindi apriamo la nostra chest di ricompensa. Ops, ho sbagliato. Oh, anche in questo caso un bel po' di cosine. Questo è un barile esplosivo, quindi lasciamolo stare. Continuo ad aprire l'interfaccia di cooking anziché raccogliere le risorse e proseguiamo giù di qua. Questo deve essere uno slime dell'aria, visto che vola. Sembra un palloncino, molto molto carino anche lui. Devo dire che l'estetica alla fine di tutto il gioco, non soltanto dei personaggi giocabili, è molto molto carina. Il mondo ha delle tonalità di colore molto molto tranquille che trasmettono veramente tanta tanta pace. E anche i mob hanno un'estetica molto molto azzeccata per quel che mi riguarda. Mi sa che ho attirato dei mob. Eccoli qua, infatti. Accidenti. Lasciatemi salire, mannaggia. Almeno posso affrontarvi. Vabbè, lasciamoli perdere, va? Me ne vado da qua il più in fretta possibile. Oh, ecco dov'era. Oh, ma è un nido di... è un nido di slime del vento. Però lo posso utilizzare per volare. Guardate che figata. Posso andare molto molto in alto. E lì c'è il tempio dove dobbiamo arrivare. Questa cosa si è rivelata essere un'ottima scorciatoia, ragazzi. Wow. Figo, molto molto utile quello stratagemma. Buono a sapersi anche per gli spostamenti futuri. Qua c'è un altro... Aia! C'è anche un cinghiale che non avevo notato. Però quello è un altro... Com'è che si chiamava? Un oculi. Un anemoculos, ecco. Bene, così poi potrò andarlo a donare di nuovo all'altare. E qua invece abbiamo la nostra bibliotecaria Lisa, con cui immagino affronteremo il prossimo tempio. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Dunque, scegliamo la prima opzione, anche se sarei stato curioso di sentirle un po' tutte e due. Basically, things other than that which require brawn or brains. So, what does that leave? Ah, tutto qua? Mi aspettavo un dialogo un pochino più pregno che introducesse la nostra Lisa. Vabbè, a questo punto entriamo dentro il tempio, così immagino avremo modo di parlare con lei e di approfondire il discorso, conoscendola un pochino meglio anche quelli che sono i suoi poteri. Qui abbiamo il nostro party e immagino che Lisa si unirà a noi esattamente come aveva fatto Kaia nel tempio precedente. E infatti, eccola qua sulla scalinata, quindi andiamo a parlarle, ragazzi. I guess I could give this a go. Ah già, ho dimenticato di far partire il dialogo automatico, perdonatemi, ragazzi. Ah, ok, già finito il dialogo. I knew it. Quello è il nostro obiettivo, immagino. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Good point. Let's ride this wind current, shall we? Ok, da quanto posso vedere la nostra Lisa è una bibliotecaria, ma è anche una maga che lancia magia a distanza, quindi ottimo così. Usiamo di nuovo il glider per salire al piano superiore e qui mi sa che ci attenderà il primo scontro perché c'è una stanza della resurrezione, quindi penso proprio che dietro questa porta ci saranno un bel po' di nemici ad attenderci. Allora, rompiamo un po' queste casse. Oh, genera praticamente... Oh, una chest, ottimo. Genera dei globuli elettrici, da quello che mi è parso di capire la nostra Lisa. Adesso immagino che ci sarà l'occasione di sperimentare un po' con le sue abilità. Allora, intanto proviamo l'attacco normale.
Overheated, ok, quindi il potere elettrico surriscalda i nemici di fuoco, però visto che ci siamo utilizziamo Kaia che facciamo prima forse. Vieni qua, non scappare. Ok, sistemato lo slime. Si apre la porta, proseguiamo giù di qua. It's an electro monument. Ok, quindi immagino di dover utilizzare l'attacco elettrico. Allora, possiamo rilasciare gli attacchi di Lisa premendo il tasto oppure tenendolo premuto li carichiamo. Quindi vediamo un po' che cosa ci fa fare sta cosa. Ah, devo uccidere 20 slime di fuoco in 20 secondi? Ok, devo per forza farlo con Lisa o posso usare qualche altro personaggio? Perché mi sa che non ce la farò mai, mancano già 5 secondi. Mi sembra che sicuramente... infatti. Non è andata tanto bene la sfida. Probabilmente c'è un modo molto molto semplice con Lisa di superarla, però mi sfugge, ragazzi. Quindi ci riprovo. Ah, mannaggia, mancava veramente un secondo, ragazzi. Allora, riproviamo. Innanzitutto avevo letto male, non sono 20 slime in 20 secondi, sono tutti gli slime in 20 secondi e gli slime sono solo 4 o 5, quindi in realtà è molto molto più fattibile di quanto mi era sembrato. Basta caricare gli attacchi della nostra Lisa e si riesce ad averla meglio. Oh, e infatti adesso ce l'ho fatta, prima mannaggia mi è mancato proprio un secondo per riuscire a concludere la sfida. Molto probabilmente se avessi dedicato qualche secondo in più a leggere le guide, beh, probabilmente non avrei dovuto tribolare a superare questa sfida. Alla fine ci ho messo 4 tentativi, ma bastava uno in effetti, facendo le cose come si deve. Posso scendere giù di qua? No, sembra che ci sia un muro invisibile, non posso attraversare, va bene. E allora proseguiamo per forza dritti, ragazzi. Allora, ecco, ho appena sbagliato a usare il potere, pazienza. Ah, però vedete, possiamo elettrificare l'acqua. E questo potrebbe voler dire che faremo un bel po' di danni in più ai nemici che si trovano in ammollo. E infatti, avete visto? C'è stata una catena di fulmini che ha colpito a rotazione un po' tutti i nemici. Molto molto interessante anche questa, ma chiaramente era la più citofonata, diciamo, delle reazioni elementali. Me l'aspettavo sicuramente questa. Recuperiamo un po' di risorse da queste casse e proseguiamo, ragazzi. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Ok, eccoci in vetta. Qua c'è un'altra porta della resurrezione. Quindi immagino che presto ci sarà un'altra sfida. Distruggiamo comunque un po' di casse. Oh! Una chest nascosta, benissimo. Recuperiamo come sempre tutto quanto. E andiamo a vedere che cosa ci aspetta oltre questa porta. Oh, ok. Stavo dicendo non ci aspetta niente. Invece ci sono dei mob. I'm a bit rusty. Oh! Com'è che ho subito così tanti danni? Come a little closer. L'effetto electrocharged però è molto molto efficace sui nemici in ammollo. Però meglio cambiare personaggio perché la mia Lisa purtroppo, come dire, se ne prese un po' troppe di sberle. Allora, usiamo Kaia che di sicuro può ghiacciare i nemici sul posto, quindi molto molto comodo il suo potere. Ok, quasi fatta. Perfetto. Bene, e anche questo è andato. Quindi dovrebbe aprirsi la porta. Anche se non abbiamo fatto tutto utilizzando Lisa, siamo comunque riusciti a completare. Qui bisogna cercare di fare un po' di attenzione a fare i salti correttamente, però non mi sembra niente di difficile. Pronti per spiccare nuovamente il volo? Credo che dovremmo atterrare qua sulla piattaforma. C'ho solo 19 punti vita con Lisa.
Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Ok, e qui c'è la pietra del vento, quindi siamo arrivati alla conclusione anche di questo tempio. Ora si tratta solo di distruggerla e poi credo proprio che potremo uscire. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is D'Valin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why D'Valin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Ok, quindi abbiamo scoperto un bel po' di informazioni in più su Storm Terror, sul drago che terrorizza la cittadina di Mondstadt. Abbiamo anche ottenuto un libro che non ho idea di dove si debba andare a leggere. Forse cliccando qua. No, decisamente non è questo per trovare i libri. Vabbè, niente, a questo punto ragazzi, usciamo da questo tempio e poi ci salutiamo. Bene, quindi adesso che abbiamo distrutto le tre fonti di energia che si trovano nei templi, immagino che dovremmo affrontare il drago. Ah, invece forse non sarà necessario perché sembra che la tempesta sia passata e quindi la città è di nuovo sicura. E abbiamo acquisito anche la nostra Lisa, che quindi adesso è disponibile nel party. Oh, it's finally done. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Ok, grazie Paimon per i suggerimenti e abbiamo completato l'atto 1 del prologo, quindi inizia adesso l'atto 2 e qui vedo che ci sono tutta una serie di altri suggerimenti per noi. Bene ragazzi, detto questo, io non ho ancora iniziato neanche l'editing dei video che ho registrato in precedenza a questo. Sinceramente non so ancora se farò una serie su Genshin Impact. Mi piacerebbe, però voglio vedere anche quello che sarà il vostro feedback e quindi credo proprio che fin tanto che non troverò il tempo di fare l'editing, metterò in pausa il gioco. Detto questo, con questo bellissimo tramonto di fronte a noi, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, spero. Ciao ciao!